Giovani, queste impostazioni Google sono assolutamente da attivare. Ci servono per fare il backup dei dati, che ci permette anche eventualmente col telefono rotto di passare i dati, sempre se non l'abbiamo attivato prima. L'altro, invece, col telefono funzionante, ci permette di fare con l'applicazione Samsung Smart Switch direttamente il passaggio. È semplice, basta andare su impostazioni e dopodiché andiamo su account e backup. Selezioniamo dati sottoposti a backup, dopodiché io per esempio ho attivato anche foto e video che era disattivato. Possiamo aumentare i giga di Google Drive se per esempio le foto sono tante, aumentare e scegliere la qualità del backup e selezionare da quale cartella del dispositivo lui mi deve prendere foto. Questa è una cosa eccezionale. Dopodiché possiamo anche selezionare i dati dell'account Google che lui dovrà sincronizzarmi. Altra funzione è il trasferimento dei dati, appunto, utilizzando l'app di Samsung. Posso sia inviare che ricevere dati o cliccando sulla schedina posso trasferirli o su una memoria o su una pendrive. Eccezionale. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete.